Ciao, in questo video ho intenzione di spiegare come fare le foto in stile Tiny Planet, ossia quelle foto in cui c'è un piccolo pianetino in un'immagine quadrata tendenzialmente. Sono un pochino scazzato perché è la seconda volta che registro questo video, visto che non sono esperto nel registrare lo schermo del telefono e ho avuto un problema, praticamente tutta la registrazione che ho fatto è andata. Quindi facciamo un secondo tentativo sperando che anche questa ripresa non vada là dove c'è il lavoro più antico del mondo. Nel frattempo qua ci sono i lavori, ma io faccio finta che non ci siano. Per fare questo tipo di foto bisogna innanzitutto fare la foto e poi bisogna post-produrla, perché questo tipo di foto ha bisogno di ovviamente post-produzione. Per fare la foto ci sono tre metodi. Il primo è quello di utilizzare una fotocamera a 360 gradi fatta apposta, come ad esempio la Samsung Gear 360, che è quella che usano praticamente tutti gli youtuber che fanno video a 360 gradi, perché è la più versatile, comoda, tutte quelle robe lì. Se vi va, mandate una mail a Samsung e ditegli di spedirmene una, perché io non ce l'ho e non posso dirvi nulla di più. Secondo metodo per fare la foto a 360 gradi è utilizzare una reflex, una macchina fotografica, e fare una serie di foto in questo modo, girandosi attorno, cercando di coprire tutto il campo che avete intorno, e poi utilizzare tecniche abbastanza avanzate al computer per metterle insieme, avere appunto la foto a 360 gradi. Sto parlando di foto a 360 gradi, che non è il pianetino, è una foto che è fatta così. Quindi il nostro obiettivo è ottenere una foto di quel tipo lì, in questa prima fase. Poi andremo a post-produrla. Il terzo metodo è quello di utilizzare il telefono. Ci sono infatti un sacco di app molto valide che vi permettono di scattare questa serie di foto stando sul posto e poi di mettervele insieme. Ve le mettono insieme in automatico, vi corregge tutti gli errori e quindi tutti belli, felici e contenti. Per la parte di post-produzione si può procedere in due metodi. Uno è quello di fare tutto al computer utilizzando Lightroom e Photoshop e una serie di distorsioni abbastanza particolari, ma questo metodo si lega particolarmente bene quando si fanno le foto con la macchina fotografica o la reflex, e quindi si ha tutto là, è una tecnica molto più lunga, molto più dispendiosa in fatto di tempo, molto più rischiosa, perché non è detto che venga bene, poi non puoi fare subito un secondo tentativo. Infatti è per questo che non la utilizzo molto. Se ci pensate, poi queste foto tendenzialmente vanno a finire sui social network, su Instagram, questa roba qua. Quindi non penso, cioè secondo me non è così valido sprecare tutto questo tempo per farlo al computer, quando si può fare anche questa seconda fase di post-produzione utilizzando un semplicissimo telefono e un'applicazione che si chiama RAW World. Adesso andremo a vedere e vi spiegherò come utilizzarla. È veramente semplicissimo, non c'è solo quell'applicazione lì. Infatti, quello che vi mostrerò io è completamente in iPhone, iOS. Perché non ho Android, e sicuramente, sicuramente, ragazzi, sicuramente c'è una controparte per Android delle applicazioni che userò. Sicuro c'è per l'applicazione per fare le foto. Per RAW World non ne sono sicuro, ma cercate un pochino. Se la trovate, tra l'altro, ragazzi, scrivetela nei commenti, così magari qualcun altro può andare a vederla. No, 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 in un bel giorno di primavera. Pa, 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 pa. E vabbè, però se non mi mirrori. Per scattare la foto utilizzeremo l'applicazione Google Street View. E infatti ho detto per forza ci deve essere su Android. Quindi la apriamo, andiamo in basso dove c'è camera. E a questo punto possiamo fare una foto. Praticamente questa foto si fa in questo modo: si lascia il punto lì, ecco, si fa in questo modo e poi ci si muove così, si gira attorno e si completa tutta la foto. Alla fine si preme il pulsantino verde, questo qua centrale, e praticamente quello lì metterà a posto tutta la foto e aggiusterà tutti i bordi, tutte quelle cose che in teoria non vanno bene. Lui ve le metterà a posto. Una volta fatto ciò, avrete la foto a 360 gradi come quella che vi ho fatto vedere prima e possiamo aprire RAW World. Questa applicazione prende queste foto a 360 gradi, non solo quelle, in realtà potete metterci qualsiasi foto, però lavora meglio con quelle a 360 gradi e vi fa questo bell'effetto. Quindi importiamo una foto, io importo una foto di quelle che ho fatto già tempo fa. Questa è la foto originale che viene in automatico trasformata in questa cosa qui. Quindi vediamo un pochino i parametri che ci servono, che serve sapere.
Il primo parametro vi permette di fare, di definire come volete il vostro pianeta. Cioè, vi dico già che c'è una funzione random, è il secondo pulsante in alto a sinistra e vi permette di dare impostazioni random. Io non lo consiglio molto però in questo tipo di foto. Bene, teniamo il nostro pianetino, non usate la seconda impostazione perché fa questa cosa qua e quando usate le foto a 360 gradi già così non vi serve saperlo, non vi serve usare questa opzione. Questa opzione qua è un'opzione di sfumatura, ma neanche questa ci serve. Questa ci serve per, cioè, se vogliamo dare una rotazione diversa, per esempio vorrei il palazzo là. E poi abbiamo questa opzione qua che serve per arricciare tutto, ma non ci serve con questo tipo di foto. L'ultima è la scala, che vi permette di fare il pianetino più grande, più piccolo e niente, fine. Ci sono un sacco di altre funzioni in questa applicazione, ma non ve le vado a spiegare perché potete tranquillamente guardarle voi. Clicchiamo il pulsante in alto a destra per esportare, picture on screen, andiamo avanti e qua potete scegliere la dimensione. Di solito il 2K, questa roba qua, va più che bene, possiamo salvarlo nel rullino foto. Infatti nel rullino fotografico del telefono vi ritroverete questa foto qua che abbiamo appena esportato. Naturalmente in questa foto voi potete fare tutte le altre modifiche che volete perché è semplicemente un'immagine, quindi potete per esempio importarla su disco per fare delle altre correzioni, potete importarla direttamente su Instagram e applicare un altro filtro, potete fare quello che volete. Poi pubblicatela su Instagram, mettete hashtag TinyPlanet e magari una delle pagine che trattano di questo tipo di foto ve la ricondividono e questo non è altro che un valore aggiunto al vostro profilo. Perfetto ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto e spero che sia riuscita la registrazione a tutto perché sennò devo rifare un'altra volta. E grazie mille per aver guardato il video, se avete qualche cosa da consigliare potete farlo tramite i commentini che sono qua sotto e niente ragazzi, in descrizione trovate tutti i link importanti, social, lasciate un like grandissimo e ci vediamo in un prossimo video. Sto pensando a come poter concludere il video senza dire un banalissimo ciao.